In ogni film horror gli zombie sono lenti. Cazzate! Questi corrono. Anche troppo. Aspettate. Questo non sono io. Questo sono io. Mi chiamo Piero. E... ti prego. Aiutami. Fa qualcosa. Hai visto? Ti ho aiutato. Ora ti prego, mangia me. Mangia me. Sono pronto. Mangia me. Sono pronto. Ecco qual è il mio problema. Gli zombie non mi considerano. Non mi mangiano. Sono solo. Prima avevo un miglior amico. Hai assicchiato qua. Qua? Una tizia mi ha dato un morso ieri. Mamma mia, ho voglia. Io pensavo che eravamo solo amici. No, voglia di mangiare. Non voglia di mangiare tua nonna. Anch'io. La nonna però secondo me sa di naftalina. Andiamo a provare. Andiamo a provare. Una fidanzata. Sono uno stallone. 15 secondi, nuovo record. Amore, svegliati! Sono durato 15 secondi! Un lavoro. Pizzica! Pizzica! Non si preoccupi, non sono infettivissimo. Una firmetta qui, per favore. Che si è sporcati? Che c'è quello? Che c'è quello? Che c'è quello? Poi è arrivata l'epidemia zombie. Forse aveva ragione papà quando diceva... Piero, ehi, amor di papà, stai tranquillo che se viene l'epidemia zombie, a te non ti cagano proprio. A te? Io non ho un figlio, io ho un involucro vuoto con un solo neurone. Ho un involucro vuoto. Ci ho perso la focaccia con la borraccia, maledetta caccia, non dovevo andare a caccia, eppure io... Voglio solo morire in pace! Voglio morire. Come dite? Suicidarmi. Ci ho già provato. Due volte. Addio, mondo crudele. Non vedrò mai la fine di Game of Thrones. Aia. Ora lo faccio. Ora. Cazzo. Comunque è vero. Come nei film, durante l'apocalisse zombie la gente cambia, impazzisce. Allora ci sta... Sì, ringrazio lo studio per la linea. La verità non muore mai, l'informazione non muore mai, anche se qui invece sono morti tutti. Pensate che per la prima volta in esclusiva mondiale cercheremo e proveremo ad intervistare uno zombie dal vivo. Ecco uno zombie! Bene, come ha avuto origine questa epidemia?
Ecco, appunto. E lei come si è infettata? Bene, io suggerirei una cosa molto semplice. Scappiamo! Via, 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 via! Moriremo! 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 Tanto stai tranquillo, ce la faremo. Bisogna avere fede. Jacopo, ma per fede intendi Federica, la nostra compagna d'università? Oh, perché sei così, guarda. La stanno mangiando adesso. Daniel, intendo fede in senso religioso. Ah, ecco. Quello è Don Mario che viene mangiato. Salve, Don! Lollipop, lollipop, oh, lali, 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 lollipop, lollipop, oh, lali, 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 lollipop, lollipop, oh, lali, 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 lollipop. Bum 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 bum. Lollipop, lollipop, oh, lali, ho vinto io, siete tutti, ho vinto io, e tu come ci sei entrata qui dentro? Sono buono io sono buono, 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 cioè, io sono un coglione, sono... L'unica cosa che mi rimane da fare aspettando la morte è leggere. Upupa. Ehi, tutto bene? Ah già, nell'elenco di prima mi ero dimenticato la categoria dei fanatici. È un posto sicuro questo? È tutto tranquillo? Sì, c'è solamente il libraio da qualche parte. Signore, temo di doverle chiedere di uscire da questo negozio. Ma ah! Vabbè, usciamo noi. Andiamo. Non ci voglio venire! No, non ti voglio... Lasciami! Non aver paura. Ma paura di cosa? No, mica cacano. Oh, guarda, gli zombie cosplayer. Ora si gioca. Venite a prendermi! Un uovo? Faremo una frittata di zombie. Questo muore. Prova a spararli. Questo muore sicuro. Vabbè, che l'ho confuso con quello di mio figlio. E mentre guardavo gli zombie mangiare lo stomaco di quel simpatico fanatico, ehi, ma quelli sono cereali. Allora mi aveva mentito, aveva fatto colazione. Ho capito cosa dovevo fare invece di morire. Come si fa ad arrestare un maiale? Col mandato d'arrosto. Oh, è fatta una risata ogni tanto. Comunque è il tuo turno, puoi mangiare una pedina. No, così, scemo! Comunque, come dicevo prima, l'unica soluzione che mi è venuta in mente è rassegnarmi. Da oggi sono il primo zombie vivo. Tanto voglio dire, prima o poi arriverà pure il mio momento di morire, no? Amore, però stasera eri un po' moscia, quasi morta. Ci ho fatto male.
grazie a Dio non sei stato contagiato, figlio mio. Papà!